Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi vedremo 7 dei riferimenti alle bizzarre avventure di JoJo in altri anime. Essendo JoJo un'opera molto influente nel mondo manga e anime, moltissimi altri autori hanno deciso negli anni di rendere omaggio ad Araki e ciò che ha creato. In questo video andremo a scoprire alcuni di questi omaggi, non tutti, dato che sono talmente tanti che non riuscirei mai a scovarli. Attenzione, perché questo video potrebbe contenere spoiler su JoJo fino alla parte 5, quindi se non l'avete ancora vista o letta, vi consiglio di farlo prima di guardare questo video. Detto questo, possiamo iniziare. Ve lo ricordate quell'anime abbastanza simpatico, dalla storia molto accattivante, che si prospettava molto interessante, abbandonato senza motivo dal 2014? Ecco, No Game No Life è noto soprattutto per questo, ma anche per le sue varie JoJo's reference, perché ce ne sono non una, non due, non tre, ma quattro. E così ho deciso di raggrupparle tutte in una sola posizione. La prima la troviamo nel secondo episodio, quando Stephanie vede Sora ben vestito e imbarazzata, sfonda prima il muro a craniate e poi intona il classico di Dio. Questo però si rifà più al videogioco che al manga, e l'anime è escluso perché la scena del rullo compressore non era ancora stata animata. Nel terzo episodio, invece, prima della partita di scacchi, Clammy offre ai due fratelli un accordo per ritirarsi e lasciarle il trono, al che Sora, senza alcun preavviso, ci stupisce con questa perla. Anche questa volta l'hanno fatto prima che lo facesse l'anime di JoJo. Più avanti, nell'ottavo episodio, Sora e Shiro usano King Crimson, senza nemmeno provare a camuffarlo un po'. È strano vedere per la prima volta su schermo il potere di King Crimson non in JoJo ma in un altro anime, che tra l'altro l'ha fatto 5 anni prima di JoJo. Il bello è che questa animazione sembra tale e quale al time stop di Dio, che lo userà negli episodi finali di Stardust Crusaders che andarono in onda nel 2015. Infine, per non farci mancare nulla, citano anche cioccolata che coccola secco. In poche parole, No Game No Life è l'anime di JoJo se JoJo non fosse mai esistito. E su 1100 passi episodi, prima o poi una reference l'avrebbero dovuta mettere per forza, no? Ebbene sì, in Pokémon XY, episodio 57, mentre l'eterno bambino Ash e i suoi amici vengono attaccati dal Team Rocket con un robot capace di rapire i Vanillish per creare delle tempeste, non lo so cosa succede, non lo guardo Pokémon. All'interno della cabina del robot, in tutta la sua superiorità, Meow si prende gioco dei suoi ormai spacciati nemici posando in maniera molto minacciosa. Pikachu, dobbiamo bloccare quella macchina! Fatevi sotto, voglio vedervi congelare! Tremate! Mi piace come Jesse, James e Meow ogni volta abbiano talmente tanta fiducia in loro stessi da non realizzare che nel giro di pochi minuti verranno di nuovo sparati nella stratosfera come le altre 109 volte. E sì, se ve lo steste chiedendo, il numero è accurato. Anime molto simpatico e che ha ritardato la produzione di questo video di una cosa come una settimana, perché vedendo questa reference mi ha alquanto incuriosito e quindi è finita che me la sono guardato tutto quanto e ora aspetto la seconda stagione. Ma nell'ottavo episodio, durante il Tanabata, ovvero la festa dell'estate, Najimi finisce per giocare al gioco delle corde in uno stand di una vecchietta per vincere una PS5, la famosa Play Store quinta di Donnie. E notando che la corda rovinata è uguale a quella che avvolge la console, sbaglia. Così ci prova Tadano, ma fallisce. Ed è qui che la vecchietta ci svela il suo piano infallibile. Toccatine fuga questa reference, non me l'aspettavo. Ma poi il modo in cui muore dentro questa signora uguale al modo in cui muore Jonathan.
la cura dei dettagli, ragazzi. L'unico degli anime in questo video dal quale non mi sarei mai aspettato di trovare una JoJo's reference è proprio questo. Ma d'altronde Isayama è noto per prendere spunto da personaggi famosi e meme per il design dei giganti. La mia faccia quando ho visto apparire un gigante con la faccia di Bob Odenkirk è stata... Comunque, durante l'arco della riconquista di Shigan, scena della terza stagione, tre giganti controllati da Zeke schierati di fronte alle mura, troviamo un gigante in una posa piuttosto... sospetta. One Punch Man è di sicuro una delle opere parodistiche migliori degli ultimi anni, e come tale non poteva assolutamente farsi scappare la possibilità di parodizzare e citare una delle opere più parodizzabili e citabili di sempre. Nello scontro tra Genos e Sonic il supersonico, quest'ultimo sembra star avendo la meglio. Così Saitama interviene perché non vuole che i due facciano danni vicino a casa sua, e la scena è semplicemente... non riesco a descriverla, guardate. Come faccia Saitama a far ridere paura allo stesso tempo semplicemente stando fermo è inspiegabile. Poi il fatto che abbiano mantenuto lo stile di disegno di One con questa atmosfera minacciosa è impagabile. Abbiamo parlato di One Punch Man, non potevamo non parlare anche di Mob Psycho 100. E sì, ho scoperto solo poco fa che non si dice Mob Psycho 100. Anime fantastico tratto anch'esso dal manga di One, ma che purtroppo pochi conoscono. E se non l'avete visto, vi consiglio assolutamente di farlo, dato che è una vera e propria perla. Questa volta la reference è davvero in bella vista, dato che non si tratta di una posa o di una frase, ma di un personaggio. Infatti il bulletto della scuola, Tenga, è tale e quale a Josuke. テンガさん、意外と真面目に聞いてるんだよな。バカだ。鬼ラッシュ。テンガ、一発の連続パンチ。めったに見られない伝説の技だぜ。めったに見られないはずなのにここで使うんだ。やっぱ半端ねえ、テンガさん。 Si potrebbe dire che quello è lo stile classico del cattivo ragazzo giapponese, però, ragazzi, i capelli, i vestiti, i colori, è troppo evidente per negarlo. Anche il Rush, manca solo che dica Dora. E intanto ci hanno infilato anche una reference a Phantom Blood, tanto per abbondare. Il meglio, ragazzi, l'ho tenuto per la fine. Questa è, a mio parere, la ciliegina sulla torta. La creme della creme, l'apice delle JoJo's reference. Ryo e Megumi si scontrano a tal punto che i sapori dei loro piatti si manifestano in forma fisica e iniziano a combattere tra loro. Io non riesco a spiegarla più di così, è da guardare. Qua si vede che ci si sono proprio impegnati. Lo stile di disegno che diventa improvvisamente uguale a quello di JoJo, le JoJo pose. Si sono persino inventati degli stand e poi la scena del combattimento, ragazzi, è sublime. Sono senza parole. Penso che tra tutte questa sia in assoluto la migliore, non risparmio nessuno. D'accordo ragazzi, questi erano 7 anime che hanno citato le bizzarre avventure di JoJo. Se voleste una seconda parte scrivetemelo nei commenti, tanto penso che sarebbe più difficile trovare un anime che non lo cita a questo punto. Comunque, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!